Presidente, una persona a 41 anni, diciamo, è nel pieno della forza, nel pieno della maturità. L'edizione di quest'anno è appunto la 41esima della Sagra della Porchetta. Che cosa si può dire? Si può dire che come ogni anno ci adoperiamo per i nostri visitatori, per i nostri appassionati della porchetta, per fargli trovare un ambiente caloroso, un ambiente giovanile, un ambiente di allegria. Anche quest'anno abbiamo portato in alto la nostra porchetta con il crostino del porchettaio. Valorizzando il nostro prodotto tipico. Quello che qualche tempo fa si diceva, recuperando di fatto anche dei valori del passato, che un panino con la porchetta è davvero un grande alimento, no? Immagino che quella di Costano sia fra le migliori d'Italia, o mi sbaglio? È una delle migliori d'Italia, è una delle più conosciute. Stiamo cercando anche di portarla, l'abbiamo portata negli anni passati anche in altre nazioni e stiamo cercando di farla conoscere a sempre più un numero sempre più grande di persone. Dal punto di vista dell'economia della città, perché del comune si sta parlando, voglio dire quanto impatta. Diciamo La sagra della porchetta. proprio l'economia della creazione delle porchette, perché insomma è famosa un po' in tutta Italia, quindi la esportate diciamo in tutto il paese, no? La esportiamo in tutto il paese e impatta il fatto di far conoscere un prodotto tipico buono, sempre di alta qualità anche a livello industriale. Ma storicamente, Presidente, cioè, a quale anno si fa risalire la porchetta? Insomma, poi, cioè, Costano, è oramai famosa, ma è nata qui? Abbiamo un documento che attesta, un documento del 1584. Che attesta che un certo Giomo dell'Illoccio di Costano, Giomo Giomo dell'Illo. dell'Illoccio di Costano, portò al Sacro Convento di San Francesco la prima porchetta fatta Era il a 1000. Costano, il 1584. Quindi significava che qui c'era allevamento di suini, insomma, già da allora. Sì. Come passa di padre in figlio quest'arte? C'è una scuola, di fatto. L'arte del porchettaio si è tramandata da padre in figlio e ancora oggi ci sono generazioni e generazioni che portano avanti questo mestiere. Qua dentro siamo all'interno del museo, come dicevamo. È nato quanto tempo fa e perché è stato voluto? Questo museo è stato voluto per ridare alla nostra porchetta. Far vedere come si preparava, le attrezzature necessarie per la preparazione che usavano una volta, per far vedere come si preparava la porchetta. Dal momento in cui la organizzate, la sagra richiede, immagino, la partecipazione non di tutto il paese, di più dovete prendere qualcuno in prestito perché quanta gente ci lavora. In cucina abbiamo sulle 150-200 persone. Quando facciamo per esempio il ringraziamento di tutti i componenti che hanno aiutato alla sagra, siamo sulle 300 persone. Quanti suini vengono macellati, di fatto? Parliamo a seconda del tempo, è una statistica che abbiamo fatto negli anni, e su un centinaio di suini per le porchette. Tante produzioni alimentari, data la congiuntura economica affatto favorevole, sono in crisi. Si dice davvero che si mangia anche di meno, ci si cura anche di meno. Il settore della porchetta tira. In questi 11 giorni è straordinario il settore della porchetta, Ma durante l'anno invece? anche durante l'anno. Quindi non ci sono, diciamo, aziende in crisi nel Nel settore della costanese. porchetta non, no. Quante persone impiega, si sa? Il settore. Il settore della porchetta, quest'anno abbiamo tre porchettai che ancora fanno la porchetta come la facevano un tempo i loro antenati. C'è chi la vende per conto proprio e chi la commercializza su grandi discount, però sempre con la stessa quantità e qualità.